Allora, ma ce l'avete l'internet a casa? Sì. Sì. Allora dateci un'occhiata, è gratis. Buonasera. Perfetto. Allora, tutto schermo. Quindi dobbiamo andare un pochino più veloce. Allora partiamo sempre dagli oggetti. A qualcuno interessa? Se no, non siamo sicuri. Sì? Ok. Allora, questi qui. No, le chiavi della borsa non c'è. Questi sono. Vabbè, li conoscete tutti, sono due umanori scintolisti, no? Li avete a casa? No? Nessuno è scintolista. No, perché? Non è detto. Sono omamori. E sono, vedete, delle bustine votive, dentro ci sono, c'è un legnetto con scritto una preghiera in giapponese, tanto inutile, e poi non si tira fuori. Questo è buddista, perché loro sono, in Giappone sono un po' buddisti, un po' shintoisti, di solito tutte e due le cose. Vedete che vi ricordate che avevo fatto i simboli, c'è cioè fatto una svastica, girata per il, nel senso sinistro, cioè buddista, nel senso destro sarebbe induista, quindi questo è un omori buddista. Dentro c'è una preghiera, è un po' come i santini del cristianesimo, cattolicesimo, diciamo che serve come benedizione, non porta fortuna, abbiamo già detto la differenza tra un amuleto e un oggetto sacro, è un oggetto sacro, perché le persone hanno la fede che questa cosa li protegge e li porta a qualche cosa, no? E questo è sempre shintoista, e c'è, vedete, il colore, questo arancione cremisi, dello tipico dello shintoismo, tutti i santuari shintoisti sono di questo colore, e dentro sempre c'è una preghiera, c'è su stampato il santuario dove è stato preso, mi pare acchioso dove è stato preso. Ci sono vari manovri per, non so, fertilità, intelligenza, per avere un buon viaggio, dipende per tante cose per quale loro desiderano una benedizione, un manovri shintoista. Questo invece è uno dei tanti strumenti musicali delle religioni, Alberto ve li avevo già portati l'altra volta, e questo invece è un damru induista, damru, viene utilizzato in determinate cerimonie in India, si parla di un miliardo di fedeli, non pochi, e anche in Sri Lanka, paese di Tilak, che è il nostro assistente di prima. Vedete? Vengono fatte delle cerimonie, viene suonato in onore delle varie divinità induiste, damru. Sembra un oggetto che si prende al mercatino, ma invece questo è sul serio un oggetto sacro. Damru. Ha tutto un significato, ma adesso per ogni cosa dobbiamo stare qui dei giorni, non è il caso. No, comunque, damru induista. Queste cose dovrebbero stupire che quanta fede c'è nel mondo. E queste cose vengono usate sul serio, non è che sia uno scherzo. Ah, qui abbiamo la signora, mi pare, di religione ebraica, non è lei? No, non è lei? Ah, mi sono sbagliato, scusi. Vabbè, comunque. Sì, c'era l'altra signora. Ah, non c'è. Vabbè, comunque questo credo lo conoscete già, l'avete già visto, no? Questo, l'hanno già parlato anche. Questa è la versione piccola, perché quella grossa non l'ho presa, anche perché non li uso, io non sono di religione ebraica. Ma questo è un tallit che mettono gli uomini dai 13 anni in su solo quando pregano, quindi le donne non lo usano, si chiama tallit, con due L, tallit, e gli uomini, oltre a mettere quelle scatolette che avete già visto, che sono i tefillin sulla fronte, sul braccio, la kippah, dopo si mettono questo e si agitano con un movimento, tra l'altro, sia in casa, oppure comunque sono in sinagoga, in casa, addirittura al luogo più sacro, non ho detto che tutti vanno là, c'è qualcuno che non c'è mai stato, ma ci andrà, cioè uno del pianto a Kotel Maravi e Gerusalemme, si agitano un movimento che si chiama Shokelin, un po' strano perché si agita avanti e indietro, no? Anche il corpo partecipa alla preghiera in questo modo, gridando a Dio, no? E quindi se voi andrete a visitare una sinagoga vedrete che pregano in questo modo avanti e indietro. Questo si chiama Tallit e queste sono le Tzit, sono le frange. Gli uomini ultra ortodossi hanno queste, anche le camicie con queste frange che escono,
particolari. Questo invece è l'ultimo di oggi e poi passiamo alla parte teorica. Questi siamo dei Kamnae taoisti, quindi si parla di, quindi possiamo averli in Thailandia, Vietnam, Cambogia, Cina. Sono due parallelepipedi di legno rosso, come vedete. Vengono gettati per terra, l'ho già portato per terra su una moquette, di solito hanno nei templi, così non si rompono neanche, tra l'altro. Vengono interrogate le divinità e a seconda di come cadono, loro hanno il responso degli dèi per una cosa seria, non è che non è il gioco dei dadi, no? Loro vogliono sapere qual è l'opinione delle loro divinità, cioè se cade così, mi pare di piatto, vuol dire sì, così vuol dire no, e così bisogna rifare. Noi chiaramente rispettiamo la loro fede e loro interrogano la loro divinità, anche in questo modo, non è che tutte le volte vanno al tempio, se vogliono possono fare anche questo gesto, insieme con una specie di bussolotti che agitano e poi escono fuori e secondo di quello che si estrae hanno un responso. Quindi se voi andrete a visitare questi templi taoisti, ma anche di buddismo minosato, vedrete che persone che agitano i bussolotti oppure che tirano queste cose per terra, secondo di come cadono. Questa è la loro fede. Allora, noi dobbiamo passare. Stiamo parlando della donna nelle religioni, se non sbaglio. E questo, giusto? Sì, eravamo la donna nelle religioni. Allora andiamo avanti. Ma così andiamo indietro. Allora, tutto quello che passo più veloce l'abbiamo già fatto. Tutto questo? Il risultato? Sì, 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 perfetto. Questo, invenzioni, caso Galilei, la bioetica, principi base, la donna, ecco, la donna nell'ebraismo l'abbiamo già fatto, giusto? Giusto? No? Sì. Niente? A me sembra di sì, eh? Sì, sì. Okay. Poi, anche questo, tutto questo? Fatta tutta donna nell'ebraismo. Eravamo all'Islam, eh? Qui, da qui in poi, giusto? Sì, allora, sì, Islam, vedete che, vabbè, si dice, si può dire anche, no, veramente si dovrebbe dire Islam, comunque, vuol dire sottomissione, la parola in arabo, eh? Qui è un po' piccolo, però forse si legge. Nell'Islam, ho messo manco mai, vabbè, fa niente, la donna come credente pare all'uomo, gli uomini sono preposti alle donne a causa della preferenza. Quello che sto leggendo è proprio Corano, eh? Corano diviso in sure, cioè capitoli. Allora, ve la leggo. Gli uomini sono preposti alle donne a causa della preferenza che Allah concede agli uni, cioè gli uomini, rispetto alle altre, e perché spendono per essa i loro beni. Le donne virtuose sono le devote che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, si chiama nuskuz, questa è insubordinazione al marito, lasciatele sole nei loro letti e battetele. Se poi obbediscono, non fate più nulla contro di esse, Allah è altissimo, è grande. Altissimo è grande, altissimo è grande. Sura 4, che dovrebbe essere la sura delle donne, capitolo 34, questo è preso tra l'altro dal mio, uno dei miei libri sulle religioni. Questo è soprannaturale, curioso, se non sbaglio. Comunque, è una cosa vera, questo non vuol dire che tutti i musulmani, i mariti musulmani picchiano le loro mogli, però questo è un passo che potrebbe essere letto in maniera fondamentale, radicale, allora ci sono dei problemi, no? Dopo mi pare ve l'ho messo, sì. Per esempio in Pakistan il 90% purtroppo delle donne subisce questa violenza domestica proprio perché ci sono i mariti che si basano su questa sura, su questo versetto, anzi, del Corano. Il versetto è 34 della sura 4, cioè del capitolo 4. Mentre ad esempio in Marocco la violenza sulle donne è punita con 4 anni di galera. Quindi non è che perché è un musulmano un paese islamico, dipende da dove viene letto questo, però è nel Corano. Secondo gli hadith, i detti di Maometto, si chiamano hadith, uno degli hadith di Maometto dice: temi Allah nel rispetto delle donne. Un uomo, Maometto, ha avuto 11 mogli, voi sapete che soltanto in casi molto particolari invece i musulmani possono avere fino a 4 mogli, ma è un caso molto raro, di solito quelli molto ricchi anche.
Un uomo ha maggiori responsabilità ed è superiore alla donna. Le donne divorziate osservano un ritiro della durata di 3 cicli e non è loro permesso nascondere quello che Allah ha creato nei loro ventri. Se credono in Allah, nell'ultimo giorno, e i loro sposi avranno priorità, se volendosi riconciliare le riprenderanno durante questo periodo. E se hanno diritti equivalenti ai loro doveri, in base alle buone consuetudini, ma gli uomini sono superiori, Allah è potente e saggio. Sempre questa sura. Altro passo sulla donna: i migliori di voi sono coloro che si comportano meglio con le loro mogli. Questo è un hadith, cioè detto del profeta, non è... Nell'Islam ci sono, cioè il Corano, questo lo sapete, ma ci sono anche gli hadith, cioè praticamente i detti del profeta Maometto, un po' come la scrittura e la tradizione. Esiste anche nel cristianesimo, soprattutto quello cattolico, cioè la Sacra Scrittura, ma poi ci sono cose che non sono scritte nella Sacra Scrittura, ma sono credute ugualmente, no? E qui ci sono la Sacra Scrittura, il Corano, e poi ci sono gli hadith, i detti del profeta. Un musulmano non deve odiare sua moglie se è dispiaciuto con un suo difetto di lei, sia dilettato con una sua qualità. Più un musulmano è gentile con sua moglie, più è perfetta la sua fede. Il Corano stabilisce che l'uomo è colui che protegge e mantiene le donne. La preghiera deve essere separata tra uomini e donne. Le donne stanno dietro un angolo coperto da una tenda verde all'interno della moschea. Una donna non può essere imam. L'imam è il capo della guida della preghiera islamica. Il ruolo principale della donna è quello di moglie e madre. Se la donna lavora, non può restare sola con un uomo sul posto di lavoro. Questo poi, secondo me, è molto di paese islamico anche. Può variare molto. Dipende anche. Sì, alla poliginia, cioè un uomo che può avere più mogli, però vi ho detto in condizioni molto particolari, non è molto diffuso. No, alla poliandria, cioè la donna con più mariti, che esiste anche in altre religioni, poi lo vedremo. Cioè la donna può avere più mariti. Nel buddismo tibetano esiste la poliandria, una donna con più mariti. Nell'Islam esiste, lo sapete, però sono casi, sì, esiste, ma non è così diffuso come si pensa, no? Massimo 4 mogli solo se il musulmano può permettersi appunto di mantenerle tutte senza fare preferenze, non molto comune. Il Corano dice: se temete di essere ingiusti nei confronti degli orfani, sposate allora 2, 3 o 4 tra le donne che vi piacciono, ecco da dove deriva. Ma se temete di essere ingiusti, allora sia una sola. Questo naturalmente deriva molto anche dal tempo in cui è stato poi scritto il Corano, 7° secolo d.C. Una sola o le ancelle delle vostre destre possiedono ciò, cioè è più atto a evitare di essere ingiusti. Nell'Islam, questo abbiamo già visto, una vedova eredita 1/4 della proprietà del marito, ma se ha figli si riduce a 1/8. Il Corano considera l'amore tra marito e moglie un segno di Dio. Ma questo mi pare l'avevo già detto. L'infibulazione, l'infibulazione genitale femminile, non è legata al Corano, ma è un fatto tradizionale e culturale in Africa. E purtroppo è piuttosto diffuso, più di 2 milioni di donne all'anno vengono infibulate. Ma non è legato al comando del Corano. Un uomo può picchiare la moglie se teme la sua ribellione, quello ho già detto prima. Ma è un fatto, non è che tutti fanno così poi di fatto, no? Sì. La ribellione è detta nuskuz, c'è proprio un termine in arabo, N-U-S-H-U-Z. La pratica di battere la donna è detta daraba, c'è proprio il termine, D-A-R-A-B-A. Amnesty International, infatti, conosce molto bene questo fatto. Riporta che secondo l'Istituto di Scienze Mediche del Pakistan, che ho citato prima, oltre il 90%, appunto, ve l'ho detto prima, delle donne sposate riferiscono di essere state prese a calci, schiaffeggiate, picchiate e sottoposte ad abusi sessuali, quando i mariti non erano soddisfatti dal loro cucino, dalla pulizia della casa, quando si dimostravano incapaci di rimanere incinte o avevano partorito una femmina invece che un maschio. In Tunisia, invece, che è un paese islamico, picchiare la moglie è sanzionato con 5 anni di carcere, quindi dipende anche un po' da... se non è una pakistana, una marocchina... Comunque, riguardo a questo argomento, sì, c'è una teoria, non si capisce bene, perché da un canto si dice che si può picchiare, succede così, fa, sì. Dall'altro canto si dice che chi rispetta la donna è, sì, il prendimento di Allah, eccetera. Sì. Insomma, non si capisce. Certo, ci sono. È una teoria, non è vero? Sì, ci sono, se a nostra visione ci sono delle contraddizioni, no? Diciamo che il Corano è molto
dipende dalla situazione, cioè la donna deve essere sottomessa, cioè va onorata, eccetera, però poi naturalmente, sì, questo bisogna anche capire quando è stato scritto, però VII secolo, eccetera. Ma con tutta la buona volontà che ci si mette, sì, cioè rimane sempre una contraddizione di fondo. Certo, vabbè, ma bisogna fare uno studio approfondito allora anche nella parola di Dio, anche nel Nuovo Testamento cristiano. San Paolo dice nelle assemblee la donna taccia, questo non vuol dire che sia un dogma di fede o comunque un comportamento che va applicato per un cristiano di far tacere le donne in assemblee. Bisogna capire perché San Paolo l'ha detto, in quale contesto, in qual tempo, ma questo ovviamente non viene osservato giustamente. Sì, però, però anche il cristianesimo l'approccio è perché l'abbiamo fatto già nel cristianesimo, no? Sì, vabbè. Quando Gesù ridà una dignità a una donna, che nell'ambiente ebraico di quel tempo non aveva, praticamente la chiama figlia di Abramo, che non era un termine riservato agli uomini, solo agli uomini, e molto bello, perché dovremmo tornare indietro, perché non più, comunque no, le domande hanno precedenza. Per esempio ci sono, mi pare, 16-17 figure di donne importanti dei Vangeli. E l'unica volta in cui Gesù dice davvero grande la tua fede lo dice la donna, donna davvero grande la tua fede, no? Quindi è molto bello questo ridarla, di parlare con le donne, lui dice bene, eppure i maestri, i rabbi del tempo non parlavano neanche di quello, Gesù lo fa ovviamente, però per noi ovviamente, però spezza completamente un modo di fare di quel tempo, no? Quindi qualcosa, quello che viene dopo Gesù è un altro discorso molto complesso. Sì. Beh, Paolo è un giudeo e quindi piuttosto complesso, no? Ma bisogna, con tutte le battaglie che hanno fatto le donne per l'umanità, per tutto, queste sono cose superate. Beh, certo, questo sì. Bisogna anche capire, cioè qui, no, possiamo approfondire, facciamo, però sennò facciamo solo sulla donna, sulla religione. Comunque bisogna anche capire anche il contesto in cui Paolo dice quella cosa, no? Possiamo anche vedere sempre il lato positivo, voleva proteggere anche la donna, perché non era opportuno in quel momento che ci fosse un intervento, non era ancora, i tempi non erano maturi, non è che San Paolo fosse cattivo dopo la conversione, prima uccideva i cristiani, ma dopo la conversione no, perché era ispirato. Probabilmente l'ha detto anche per difendere la donna in una situazione particolare, non è che, può, cioè, che fosse misogino contro le donne. Non è il viso pulito libero. Come? Non è il viso pulito libero, c'è, cioè, tutte le strisce azzurre. Che io? Sì. Ah, perché sono davanti al proiettore. Si vede gli occhi di quella musulmana. Ah, sì. Ebbene. Sì. Va. Allora, poi abbiamo, questo abbiamo detto. Anche voi vedete, le orecchie azzurre. Sì, però è importante quello che vedete qua, non tanto me che mi sono voluto. La donna nelle. Ecco, allora abbiamo la Sura 24, cioè il capitolo 24, versetto 31 del Corano, richiede che la donna si veli i capelli. Questa è una cosa che vediamo abitualmente anche nella nostra città, no? Adesso vediamo capire perché. Le nazioni più rigide su questo punto sono Arabia Saudita e Iran, la più libera invece è la Tunisia, dove il velo non è necessario. Bisogna anche capire, perché dici anche questa contraddizione, come in un paese sì, l'altro no, e perché alcuni, ma poi ci arriveremo dopo, sperando, non mi sa che oggi non ce la facciamo, sul fondamentalismo, perché non esiste una visione univoca nell'Islam. A seconda di dove viene letto, interpretato il testo sacro, vi ha detto, in quale scuola coranica uno segue, in quale imam, uno può leggere una cosa in chiave più rigida o meno rigida, dipende. Quindi non esiste una visione univoca, non esiste una visione univoca particolare. Ad esempio nel cattolicesimo, sapete, c'è una visione dogmatica, magisteriale, cioè il magistero della Chiesa, il Papa, i Vescovi, che danno un indirizzo, no? Qui invece non c'è, ogni imam che può dare un'interpretazione diversa, quindi se io vado dall'imam che è un po' esaltato, mi abito già da piccola, da bambina, già avere una visione di un certo tipo.
Allora, insomma, si va dall'hijab, semplice foulard, che avete già visto, credo, è questo qui, che si vedete anche nella diapositiva, al niqab, cioè il vero, ecco, quello purtroppo non ce l'ho, ma per ora, poi ce l'avrò anche quello. Perché il niqab è un oggetto sacro, insomma, non è direttamente sacro, ma comunque viene usato, legato alle religioni, ma per ora non ce l'ho il niqab, lo mettono solo le donne comunque. Ed è il velo integrale, non è il burqa che vedete qui nella diapositiva. Il burqa anche qui nelle nostre città non lo vedrete mai, perché queste donne poverine di sicuro non potranno viaggiare, perché stanno in Afghanistan e non è che hanno. Mentre le donne con niqab sì, le potete vedere anche qua, perché ecco, è il velo integrale solo con la fessura e uno sportellino per mangiare qua. Nero, i guanti ci sono neri fino qua. Ed è completamente, vela totalmente la donna, no? E il velo integrale con fessura che lascia intravedere solo gli occhi, con sportellino per mangiare. Va indossato solo in pubblico, Arabia Saudita, lo usano in Arabia Saudita, Yemen, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, dalla pubertà a 14 anni in su. Lo shador invece è il velo totale che mi fa intravedere l'ovale del volto. C'è qua, vabbè. Il burqa è il velo totale con una retina per vedere, si usa solo in Afghanistan, non si vedono nemmeno gli occhi, si usa solo in Afghanistan. La polizia religiosa islamica è chiamata, l'avevo già parlato, Muttavia o Muttavin, ed è in italiano tradotto il Comitato per l'imposizione della virtù e l'interdizione del vizio. Opera soprattutto in Iran contro le donne non velate bene e altre indecenze. E oltre quello, però, non è riconosciuto come stato nello stato islamico dell'ISIS. Lì non c'è proprio la mutawin, tutti sono in controllo. I tipi di veli, dal più coprente a quello più semplice, sono burqa, Afghanistan e Pakistan, mantello integrale interamente coprente di colore blu o marrone. La donna può vedere solo grazie a una piccola rete all'altezza degli occhi. Impossibile identificare i tratti somatici della persona, per cui ha creato diversi problemi anche per queste donne che viaggiano, per identificazione in aeroporti, anche perché queste donne viaggiano, anche perché sono di solito anche sono quelle di cui il marito può avere più mogli, no? Non soltanto, perché vengono da paesi abbastanza ricchi, lo vedete, anzi piuttosto, Bahrain, Kuwait, Emirati Arabi, no? Ma vivono tutti insieme? Sì, vivono tutti insieme. Ma come fa? Queste vivono tutti insieme, io ho visto anche spesso, anche negli alberghi, c'è cioè anche lui in piscina, vestito da piscina, con costume da bagno e quelle qua, evidentemente le mogli, quelle accanto a lui al tavolino del bar, come qua, così, come le vedete nella diapositiva. Ma faranno essere gelose? Gelose tra di loro? Come fai? Perché sono abituate fin da bambine a questo. Quando uno si abitua fin da piccolo a una cosa, è così. Dunque ha un prezzo molto basso, beh, questo ci interessa. In uso negli harem del re Abdullah, più poi diffusi a tutte le donne dal 1950. Il niqab, soprattutto Arabia Saudita, interamente coprente di colore nero, composto da una tunica nera, un velo aggiuntivo che lascia scoperta sulla fessura per gli occhi. Per mangiare in pubblico la donna deve alzare, e io l'ho visto, no, è ovvio, leggermente il velo anche al bar, alla piscina. Tira su un attimo e poi mangia da sotto la sportellina, senza scoprire altro. No, questo oggetto va indossato con lunghi guanti neri sino al gomito. Vabbè, questi vedete i vari tipi qua nella diapositiva, niqab, burqa, chador, hijab, li vedete tutti qua, è un po' più diffuso. Dunque, velo composto di due pezzi usati insieme con un foulard che copre il volto, la tunica, la l'almira, ecco, vedete tutti. Da cosa deriva? E deriva da quel detto del Corano, sura 24-31. Il senso è che non deve creare problemi di concupiscenza negli altri uomini, la donna in pubblico non deve farsi vedere in modo da non creare questi problemi di desiderio, altri uomini, eccetera. Quindi, per questo motivo probabilmente è stato inserito nel Corano questo versetto, ripeto sempre nel VII secolo, e viene osservato
dipende anche dal paese, il Marocco no, ad esempio. Però la maggioranza delle donne musulmane sì, lo osserva. Paradiso islamico prevede 40 vergini, dette huri, c'è proprio il termine, pronte ad allietare defunti uomini. Le donne hanno la metà dei diritti degli uomini nelle testimonianze pubbliche e nell'eredità. Vedete tra parentesi dove è tratto, Sura 282, Sura 411. La moglie è un godimento temporaneo nella vita terrena, Sura 3.14, Maometto insegna, anche qui, che le donne sono mancanti di intelligenza e di religione. Io non ho mai visto, dice, questo è un hadith, cioè un detto attribuito a Maometto, Muhammad. Io non ho mai visto qualcuno più deficiente, cioè mancante, di intelligenza o religione delle donne. Però poi ne ha sposate 11, Maometto, Non tutte in una volta, tra l'altro. Maometto insegna che le donne sono di cattivo auspicio. Dopo di me non lascia alcuna afflizione che sia più nociva agli uomini delle donne. Al-Bukhari, questo è tratto da un hadith che si trova in quel volume 7, se volete andarlo a leggere in arabo, ma è vero. Maometto ebbe 11 mogli, ve l'ho detto. Un uomo può divorziare da sua moglie per mezzo di una dichiarazione pubblica, mentre la moglie non possiede tale diritto. Il ripudio vi è concesso due volte, dice questo proprio il Corano, Sura 2.229. I bambini vanno educati secondo la religione del padre musulmano, e questo crea poi varie situazioni che poi si deve occupare anche il giudice in Italia, il giudice minorile, perché può creare dei problemi. Se uno va d'accordo, bene, se no comunque se si sposa un matrimonio misto, cioè lui musulmano, i bambini vanno educati secondo la religione del padre musulmano. Se lui divorzia da lei, egli otterrebbe la custodia dei bambini, lui, non lei, e la donna non rivedrebbe mai più i suoi figli. Numerosi casi di cronaca in Occidente. Quindi c'è un discorso di... stranieri. Beh, non conoscere le religioni, poi naturalmente il cuore non si comanda, però sarebbe anche meglio conoscere un attimino questi dati che vi sto dando prima di fare un passo così importante. Cioè io chi sto andando a sposare, poi per carità auguri ai figli maschi, però se le cose non dovessero andare bene, comunque cioè, è una cosa molto delicata il matrimonio misto, per carità non è proibito, cioè, però cioè, è meglio sapere questo. Poi la donna, naturalmente questo va stemperato a seconda del paese, della visione del marito, che più o meno radicale, ho già detto prima, dipende. La donna è proprietà del marito, deve sottostare a 6 regole che sono contenute nella Kivamah, altro termine arabo, ed esiste, Q-I-W-A-M-A-H, la Kivamah esiste, cioè della custodia. Non può ricevere estranei, regali, guardate che a voi sembra strano, poi... una figlia 17enne, 16enne, 18enne di un padre che osserva questa regola può avere grossi problemi, e ci sono stati casi di cronaca e anche estremi, quindi non sto inventando le cose. Da dove deriva? Non può ricevere estranei, regali, proprietà senza il permesso del marito, se ce l'ha. Il marito può limitare i movimenti della moglie, 2. 3. La moglie non può contestare il marito, 4. La moglie non può contestare al marito il diritto al concubinato, cioè avere amanti. 5. Con il matrimonio accetta le regole della Kivamah, magari non sa neanche minimamente che cos'è questa poveretta, in Occidente. La moglie deve sottostare al diritto del marito a rivendicare in ogni caso la paternità. Una donna musulmana non può sposare un uomo non musulmano, mentre un uomo musulmano può sposare una donna non musulmana, quindi anche di... ex origine cristiana, però, comunque che è cresciuto in Occidente, può fare. Però adesso lo fanno anche, perché no, se sono musulmane, sì. Sono... beh, una musulmana non può sposare un non musulmano, ma un musulmano uomo può sposare una donna italiana, cristiana, se sì. Infatti all'uomo è delegata l'educazione religiosa dei figli, i quali dovranno essere certamente di fede islamica i figli. Secondo Maometto la maggioranza dei dannati all'inferno sono donne. Magari aveva litigato con la moglie, non so. Con la regola detta Jabr, D-J-A-B-R, Jabr, il padre si può far sposare la figlia con chi vuole lui. Ma questo non è nel Corano.
immaginate anche i problemi che può creare anche quando c'è in altri paesi. Questo ho già detto. I musulmani venerano Maria, la Madonna, quella che noi, il cristianesimo, viene chiamata madre di Cristo. Credono, chiamata Miriam, cioè col suo nome originale, che vuol dire signora, tra l'altro, e credono nella sua eccellenza virginità. Quindi i musulmani credono alla virginità della Madonna, esattamente come i cristiani cattolici, e neanche tutti i cristiani, perché i protestanti no. Testimoniata nella sura 19 del Corano, senza però considerarla madre di Dio, ovviamente. Nel Corano la figura di Maria, Miriam, è preeminente su tutte le figure, altre figure femminili, e viene ricordata più volte, oltre alla presenza nel capitolo 19, l'è intitolato. Ed è anche l'unica donna citata nel Corano con un nome proprio, cioè Miriam, che è Maria. I musulmani la chiamano Saida, che significa signora, padrona, e corrisponde al termine cristiano, che in realtà è un titolo, Madonna, che deriva dal latino mea domina. Madonna infatti vuol dire mia signora. In Kirghizistan, paese islamico sunnita, siete stati tutti in Kirghizistan, no? Non siete stati? La maggioranza dei giovani intorno ai 20 anni in cerca di moglie, segue l'usanza di rapire le adolescenti. Quindi esiste oggi il ratto delle Sabine, che non c'entra niente, ma sì, esiste, in Kirghizistan. Segue l'usanza di rapire le adolescenti per poi presentarle alla propria famiglia e sposarle. Ed è un'usanza detta, famosissima, alla cucciù. Usanza alla cucciù. L'estate è il periodo favorevole per i rapimenti. Gazbubu Bayarova, fondatore del Kids Korkon Institute, un'organizzazione non governativa che si occupa di sradicare questa tradizione, ha dichiarato che tra il 68 e il 75% dei matrimoni in Kirghizistan avvengono con il rapimento della sposa. Le donne accettano la tradizione e questo destino, l'usanza è diffusa sia nelle zone rurali ma anche nella capitale, voi non avete visitato, che si chiama ovviamente Bishkek, capitale del Kirghizistan. Ok, quindi rapimento per le mogli, è un paese sunnita, islamico, Kirghizistan. Questo ho già detto? Sì. E come in Italia c'è cioè la fruttina, no? Cioè, io non lo so. Come? Come in Italia dicevano la fruttina. No, ma queste le rapiscono proprio. Cioè, se chi non vuole cerca di non farsi rapire, ma poi se le beccano, poi se devono, devono sposarsi. Ma quella è una fuga di amore, è una scelta di fuggire col proprio amato. No? No, questo è un rapimento, non è affittina, questo è sequestro di persone, è un'usanza. Diversi apologeti musulmani sostengono che l'Islam è una fede paritaria che considera le donne uguali agli uomini, anche se diverse. Nonostante ciò, uno studio delle donne, vediamo la parità della donna, non è critico, cioè io espongo, poi. Nonostante ciò, uno studio delle loro opere mette in luce che l'Islam, come tutte le grandi tradizioni religiose, è associato a pratiche patriarcali. Come è messa questa situazione? La ricerca che vi ho messo qua è di Gerda Lemer, Leila Ahmed e Leonor Doumato, per citare solo alcuni studiosi donna, che hanno lavorato su questa tematica. Mostrano che le strutture e le pratiche patriarcali erano già in vigore nell'impero bizantino e in quello persiano che i musulmani conquistarono nei secoli VII e VIII. L'avvento dell'Islam sulla scena mondiale ha semplicemente... ho saltato un pezzo qui. Messo in luce molte di queste istituzioni, vabbè, ve lo dico così a voce, ha semplicemente messo in luce, manca, molte di queste istituzioni che trattavano le donne come cittadine di seconda classe in quelle aree, e i musulmani hanno interpretato le loro tradizioni in un modo consono con i codici sociali e istituzionali del tempo. Per esempio, le pratiche della velatura e della segregazione, entrambe limitate alle mogli del profeta Muhammad Maometto durante la sua vita, iniziarono a guadagnare popolarità tra le donne musulmane delle generazioni posteriori alla sua morte, durante il periodo dell'esplosione islamica dei territori bizantini, cioè un piccolo escurso storico, e persiani, come conseguenza diretta delle pratiche delle classi alte persiane e bizantine. Dato il contesto culturale delle classi alte in questi territori, i giuristi musulmani hanno promosso il modello della segregazione delle mogli del profeta Maometto a tutte le donne, senza considerare il versetto coranico che indica le mogli del profeta come donne fuori dal comune. Sì, è condivisibile questo, certamente.
Portare i tacchi non è haram, proibito? Beh, naturalmente nell'ISIS, nello Stato Islamico sì, ma in generale negli altri, negli stati ufficiali no. Ma se sono più alti di qualche centimetro danno alla camminata anche di ondeggiante, il che non è dignitoso per una musulmana, perché attira gli sguardi delle persone e può condurre a zinà, cioè alla fornicazione. E fitna, tribolazione. Se sono tacchi modesti e non fanno rumore, possono essere portati tranquillamente. Per i pantaloni vale sempre il principio di modestia dell'hijab. Se sono larghi e si mette sopra una camicia o una maglia abbastanza lunghe al ginocchio, che non sono trasparenti e non lasciano intravedere le forme, si possono indossare in tranquillità. Ecco, dipende dai paesi, ci sono donne che vanno tranquillamente in università, in Egitto, dipende. Anzi, in alcuni casi, se lo troviamo opportuno, è meglio privilegiare i pantaloni in caso di vento forte, salire, scendere la macchina, bus, camminare, spedita, allora vabbè, qui mi dilungo un po'. Le orecchie e il collo coperti, vi interessa andare avanti? Tagliamo questi pezzi. Orecchie, collo e capelli sono parte dell'abra femminile, ovvero delle parti del corpo che una donna musulmana deve mantenere coperte di fronte agli estranei, non mahram, cioè non padre, non marito, non mahram, non custode maschile, di fronte a donne non musulmane, ragione per cui anche la parrucchiera deve essere musulmana, per cui grosso business di parrucchieri musulmani, anche in Occidente. Il materiale di bigiotteria, uno non ci pensa, ma è legato anche a quello. I materiali di bigiotteria per le donne non possono mai essere di rame, piombo, ferro, ottone, a meno che non siano rivestiti e placcati d'argento o oro che ricopre il ferro. Oro e argento ovviamente sono permessi, per un uomo invece l'unico articolo di gioielleria permesso è un anello di argento che non superi un certo peso. I commercianti, sia donne sia uomini, non possono vendere oggetti specificatamente legati alle feste dei non musulmani, come ad esempio oggetti natalizi. Se si è sicuri che una donna musulmana userà un rossetto o le unghie artificiali, solamente quando esce di casa non sarà permesso vendergliele. Quindi attenzione anche al commercio. Anche nell'Islam la donna è pura e impura, scusate, durante il ciclo mestruale, può partecipare ad attività sociali, ma non può eseguire attività rituali come la preghiera, il giro attorno alla pietra della Kaaba, alla Mecca, durante l'Hajj, il pellegrinaggio. Non può avere rapporti sessuali. Nel suo Women in the Muslim Unconscious, Fatna Sabbat, questo libro qua che vedete nella diapositiva, riprende il pensiero della scrittrice marocchina Fatima Mernissi e sostiene che le donne sono marginali nella comunità universale dei credenti maschi. Questo lo dice una donna musulmana, una studiosa, che la comunità universale dei credenti maschi si chiama Ummah, e che l'amore tra marito e moglie è minacciato dalla relazione tra il credente maschio e Dio. Ok, mi sa che mi sono dilungato un po'. Allora, dove eravamo? Avanti così? Sì. No, vi interessa questo o evito? No, perché se no siete impressionate, poi mi dispiace. No, siete grandi. Sì. Il codice penale iraniano descrive nel dettaglio.